Buongiorno a tutto lo studio e ai telespettatori di TV6. Siamo all'Aquila per questo 7º anniversario, per celebrare questo giorno della memoria. Insieme a noi il sindaco dell'Aquila Massimo Celente. Abbiamo scelto per questo collegamento un luogo assolutamente simbolo del terremoto di questa città. Siamo in Piazza Palazzo con alle spalle la prima casa comunale, il Palazzo Margherita, che sarà presto ricostruito. Intorno a noi tanti cantieri. Intanto benvenuto al sindaco. Il sindaco che riparte da qui, in questo 7º anniversario, con quale spirito? Ma il 7º anniversario è uno spirito diverso da quello degli anni scorsi, perché c'è luce in fondo al tunnel, ormai col governo Renzi i soldi sono arrivati, il centro storico ci hanno fatto finalmente dato la possibilità di partire dal marzo del 2013, adesso è tutto un cantiere qui, io penso Piazza Palazzo sarà presto recuperata, tranne i due edifici pubblici purtroppo, che sono Palazzo Margherita e la Biblioteca Provinciale, perché abbiamo il solito problema degli appalti pubblici in Italia. E quindi da un lato comincia ad esserci un po' di ottimismo, insomma, nel senso che abbiamo vinto la sfida, nessuno credeva che l'Aquila ci potesse fare, si era deciso ormai, è storia, diciamo, quindi si può parlare senza farne polemica che le spoglie dell'Aquila si sarebbero dovute dividere entro il mese di maggio-giugno fra tutte le città abruzzesi, e oggi l'Aquila sarebbe stata una sorta di Pompei, 10.000 abitanti al massimo. Noi, gli aquilani, hanno vinto la sfida. E l'altra faccia della medaglia di oggi è che forse l'anniversario è ancora più doloroso. Io la sto vivendo così nel momento in cui tu vedi veramente la luce in fondo al tunnel, e tu sei sulla zattera, no? Naufrago, e vedi arrivare la barca dei soccorsi, e ti mancano ancora più le persone che hai perso nel naufragio. E a proposito delle persone perse in questo naufragio, ieri notte si è ripetuta la celebrazione della notte tra il 5 e il 6 aprile, della dolorosissima notte che ha visto 309 vittime e poi tante altre vittime che sono seguite poi nel cuore. A questo proposito facciamo vedere ai nostri telespettatori un contributo che aiuti a ripercorrere la serata, la cosiddetta fiaccolata in memoria delle vittime del terremoto che si è svolta ieri sera, e poi torniamo di nuovo qui col sindaco da Piazza Palazzo. Alessandri Carmine, Alloggia Silvana, Aloisi Anna. 309 nomi, 309 colpi al cuore letti nella notte più lunga per la città dell'Aquila, che 7 anni dopo si ritrova unita nel dolore e nella speranza di un futuro da ricostruire. In migliaia si sono ritrovati in via 20 settembre per la fiaccolata che si è snodata per le vie del centro davanti a luoghi simbolo di una tragedia collettiva indelebile come un tatuaggio sul cuore. Per ricordare chi non c'è più, ma soprattutto per dimostrare che l'Aquila ha voglia di tornare ad essere quella del 5 aprile 2009. 2.850 cantieri aperti, alcuni anche già chiusi, altri si apriranno, più di 2 miliardi di investimenti, il 75% delle persone che dovettero abbandonare la propria casa sono rientrate nelle loro abitazioni. I numeri ci dicono c'è stata un'accelerazione importante in questi 2 anni. Dobbiamo continuare così, i problemi non mancano. È ora che l'Aquila torni a essere quella città viva, quella città che ha un futuro produttivo, un futuro di cultura, di formazione. C'è poi un altro capitolo altrettanto doloroso, quello dei processi, delle inchieste, della sede di giustizia che a molti ha lasciato una sensazione di amarezza in bocca dopo la sentenza di Cassazione che ha assolto 6 dei 7 membri della Commissione Grandi Rischi. C'è un altro filone in cui è coinvolto l'ex numero 1 della Protezione Civile, Guido Bertolaso, il processo Grandi Rischi Bis, che ha annunciato di voler rinunciare alla prescrizione, che però scatterà ad ottobre. In 3.000 hanno sottoscritto una petizione per invitare il candidato sindaco di Roma del centrodestra ad affrontare il giudizio. Non si può ripartire con una nuova vita se non si chiarisce e si fa piena luce sulle vicende che hanno portato a morte cittadini italiani, sul suolo italiano, quando le responsabilità dello Stato italiano in tutte le sue diramazioni sono scritte nelle carte dei tribunali italiani. Poi bisogna che non vengano alterate quelle carte.
appuntamento da Piazza Palazzo con il sindaco per celebrare anche degnamente questo 7° anniversario, il ricordo delle vittime del terremoto dell'Aquila. Abbiamo appena sentito il servizio, nel servizio sindaco si è parlato degli attuali fatti di cronaca. Questi 7 anni si sono portati anche grandi processi, uno contro la Commissione Grandi Rischi che si è concluso, poi c'è un processo bis in cui è coinvolto l'allora capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, oggi possibile candidato alle elezioni amministrative di Roma, ma è un processo che sta andando verso la prescrizione. Ieri sera è stato richiesto a gran voce, Bertolaso rinuncia alla prescrizione. Secondo lei che cosa accadrà? Rinuncerà? Ma guardi, la parola candidato viene da candido, perché chi nell'antica Roma si candidava per un'incarica pubblica indossava una tunica bianca, il segno appunto di un candore, no? E se ti vuoi candidare a sindaco non puoi lasciarti la macchia di pensare di poter utilizzare una delle vergogne del sistema giudiziario italiano, contro il quale io mi sono battuto in Parlamento, che è quello della prescrizione, perché la prescrizione è una vergogna tutta italiana, e per cui anch'io ho firmato l'appello dopo che avevo fatto dichiarazioni pubbliche in questo senso. La prescrizione è brutta per tutti, ma che un candidato a sindaco di Roma Capitale pensi poterne usufruire è vergognoso. E nella manifestazione, nella celebrazione della memoria dei morti c'era però anche un dato molto particolare, tanti giovani a ricordare, e noi giovani li abbiamo incontrati anche oggi, perché secondo lei questa presenza? Ma io veramente, un suo collega ha detto hai vinto anche questa volta una sfida perché hai fatto l'appello a partecipare. Non è questo, io sono convinto che la fiaccolata sia entrata nella coscienza della parte più viva della città, e la parte più viva della città, se lo faccio dire, in questo momento sono proprio i giovani, sono i ragazzi, sono quelli che stanno anche sognando una città diversa e che hanno pagato il prezzo peggiore, perché ieri li vedevo, ne parlavo con il sottosegretario Letta, ne parlavo con esponenti politici, con De Vincenti, molti di questi ragazzi erano addirittura adolescenti, ragazzini al momento del sisma, quindi hanno scelto di identificarsi sul destino della città, se stanno costruendo, e credo che questa sia la cosa più importante. Qualcuno diceva ma forse non vale più la pena fare la fiaccolata, non è vero, dovrà essere un qualcosa, come è stata la cancellazione di fatto del carnevale, la scelta dei colori nero-verdi dopo il sisma del 703, io credo che questa fiaccolata dovrà rimanere nella storia della città, così come avviare il 6 di aprile e battersi perché sia la giornata della sicurezza nazionale. Cioè basta, impieghiamo 3 generazioni, 75 anni, ma un grande progetto di manutenzione straordinaria del Paese. E a proposito di questi giovani, anche noi, come annunciato, siamo andati per le vie della città per sentire gli umori della gente questa mattina e abbiamo incontrato tanti giovani, anche studenti che hanno scelto di rimanere all'Aquila, di continuare a studiare, che l'hanno scelta anche dopo il sisma. Sentiamo. Da dove viene? Provincia di Pisa. Che impressione si è fatto camminando per la città? È devastata, sembra quasi che ci sia stato un bombardamento. Con quale spirito un'aquilana in una giornata del genere passeggia, cammina, si trova tra queste mura distrutte della città? È un attimo di riflessione. E sicuramente si rivivono molte emozioni di quella notte, di quel giorno. È un giorno particolare che ha segnato tutti e non si possono assolutamente dimenticare quelle 309 vittime. Ho fatto la via principale in silenzio, con rispetto, ho visto la manifestazione delle moto, mi ha emozionato e quindi sono stata nel rispetto più assoluto. Tutte le volte che vengo qui è una giornata triste. Che sensazione si prova in questa giornata particolare tra gli studenti? Che animi raccogliete? Io penso che gli studenti in primis si sentono toccati da questo, perché è crollata il simbolo di quella che è l'università, di quello che è il futuro, e rialzarsi lo si fa piano piano, poi gli aquilani sono forti, quindi la speranza non deve mai abbandonare questa città. Siete studenti qui all'Aquila? Sì, al primo anno.
Perché avete fatto la scelta di rimanere oggi qui all'Aquila in una giornata così particolare? Perché mi sembrava doveroso dover ricordare questo evento. Insomma, è stato un evento tragico, quindi insomma, un senso di partecipazione, solo per questo. Un aquilano doc in giro per l'Aquila il giorno dopo la fiaccolata, ancora in mano le fiaccole, non ha potuto partecipare per motivi di salute, ma con il cuore sicuramente c'era. Che cosa si prova a 7 anni dal sisma a camminare anche con fatica in questa città, non solo fisica? Si prova che non incontri più la gente che dovevi incontrare, non si conosce più nessuno. C'avevo 120 metri ma se l'hanno presi, ho dovuto giostrare 3 anni per riprenderli. Me l'hanno ridati e adesso stanno lavorando ancora per risistemarmi l'officina. È un anno che stanno a lavorare per me. Lo vede un futuro in questa città per lei? Il futuro non ci sarà più. Perché? Perché troppi magnacci in giro. Non ce n'è uno che non ti sta a approfittare del terremoto. E gentili spettatori, come avete sentito, gli animi che abbiamo trovato in giro sono stati vari, ci sono persone che si fanno prendere da una grande tristezza, ma c'è anche il grande ottimismo dei giovani. E il sindaco è andato via, vi fa i suoi saluti, ma c'è una manifestazione importante che parte dalla scuola della Guardia di Finanza proprio tra pochi minuti e quindi saluta i telespettatori di TV6. E adesso noi ci spostiamo da Piazza Palazzo a Piazza Duomo, dove c'è il collega Giorgio Alessandri, per parlare di commercio, di ottimismo e difficoltà che anche il commercio ha vissuto in questi 7 anni e come si vede il futuro per questa città, per gli esercenti, per tutto quello che verrà. Io mi congedo qui e lascio la parola a Giorgio Alessandri. Grazie. Siamo qui in Piazza Duomo con Natalia Nursia, proprietaria di uno dei bar storici, uno dei primi che ha riaperto dopo il terremoto. Era l'8 dicembre 2009, se non mi sbaglio. 7 anni dopo, che ricordi ha di quella giornata? Quella giornata, la giornata della riapertura, è stata indimenticabile e adesso invece ci accingiamo alla chiusura per ristrutturare finalmente il locale dopo appunto 7 lunghi anni di faticoso lavoro, però di buona volontà in Piazza Duomo. Il cartello è un po' simbolico, si chiude il 6 aprile 2016, chiuderemo a giorni il tempo di arredare il nuovo locale, ma la cosa brutta è che mi hanno dato la notizia che ci vorranno 3 anni prima della riapertura del bar. E questo è un po' doloroso perché il terremoto mi ha fatto chiudere solo 8 mesi, sono stata tra i fortunati rispetto alla catastrofe che c'è stata all'Aquila, mentre appunto cause di forza maggiore, non ho capito dovute a che cosa, mi faranno chiudere per 3 lunghi anni e dove io andrò a pagare un affitto, cosa che non pago adesso, e quindi sostenere delle spese, e chiaramente il prestigio non è la bellezza del locale di Piazza Duomo. Però spero veramente che, come hanno fatto con me gli antichi, sia per il mio locale che per casa mia, mi hanno lasciato delle strutture solide e veramente sicure. Mi auguro solo veramente che l'Aquila venga ricostruita nella massima sicurezza. Il riaprire sempre qui in centro storico, questo cosa è un segnale che comunque voi credete nella rinascita e che questo centro storico torni a vivere? No, io ci ho creduto dal primo giorno che torni a vivere. Spero vivamente, mi auguro che i miei colleghi appunto credino come me nel centro storico. E un pensiero va solo veramente a chi quella notte ha perso tutto e tutti. E non può essere solo il 6 aprile ricordare questa grande tragedia con 2 ore di lutto cittadino. Il lutto noi ce lo portiamo nel cuore tutto l'anno.